amici ed amiche, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie Ziodab Informatica. Come sempre ringrazio i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per acquistare questi ed altri giochi scontati. Multipiattaforma fino al 70%, oltre naturalmente, come sempre, vi ricordo e vi consiglio di visitare il sito www.ipianibio.it, dove potrete acquistare il cibo biologico al 100%. Allora, nel nostro ultimo episodio di un bel po' di tempo fa, abbiamo fatto un bel po' di cose interessanti e ovviamente per un lungo periodo ho un attimino sospeso, se così si può dire, questa serie. Adesso andiamo avanti con questa serie. Ok, allora. Approfitto anche naturalmente per salutare tutti voi, amici ed amiche di YouTube, che molto affettuosamente, insomma, state facendo crescere questo canale. E quindi, se non siete ancora iscritti, naturalmente vi invito a farlo. E ovviamente mi trovate tutti i giorni dal lunedì al venerdì in live su Twitch. Allora, vediamo un attimino cosa c'è da fare. Allora, replace PSU, ok. Allora, poi questo si parla di replace can, ok, questo no perché non ho le capacità. Vediamo, observation, attend the journey to press, no? Negligence oversight, reward finanza, che significa? Ripetere HD. Vabbè, vediamo un po' di che cosa si tratta. Quindi dobbiamo far passare il giorno successivo. Vediamo un po'. Sì, ok. Approfitto anche per salutare e ringraziare naturalmente tutti quanti voi. Ringrazio e saluto Messia della Tappa Storta. Grazie ovviamente a tutti voi per il sostegno al canale. Thank you, thank you. Allora, replace HD hard disk. Quindi iniziamo a collegare i cavetti e vediamo cosa ne viene fuori. Come dicono quelli che parlano molto, ma molto, molto, molto bene. Vediamo un attimino cosa ne viene fuori. Allora, qui dobbiamo sostituire l'hard disk. Abbiamo nodoso l'indirizzo ya, facciamo una bella sbattuta della di là.
Quale di questi due hard disk ad essere rotto? Vediamo un po'. Ok, allora replace HD, quindi l'hard disk è la cosa. Allora andiamo un attimo a vedere com'è che si vedeva qua. Allora, power supply 350. Aspetta, ma è. E mi dice questa, che cosa è questa? Telecom, ah ok. Ah, ho letto male io, ok. Tutto chiaro. Bisogna praticamente bisogna sostituire l'hard disk, quindi ok, ora già è tutto diverso. Ok, quindi questa lo mettiamo a posto. Eh sì, perché va meglio tutto capparoccio, quindi l'hard disk storage da 500 giga, oh, ce ne abbiamo uno già bello e pronto. Andiamo un attimo nell'ordine di lavoro, cosa ci chiede questo missing cable. Ok, return to forwarding unless, ok, quindi sembrerebbe solo questo è il problema. Ok, ricordatevi di rileggere anche bene le note di lavoro, perché molto spesso ci sono delle cosiddette missioni che noi non sappiamo, e che quindi la situazione è più o meno la stessa. Allora, quindi adesso dobbiamo fare il test. Willa, carissimo, buon pomeriggio. Willa, Azzu. Morino, ragazzi, grazie, buon pomeriggio a voi. Non so per quale motivo, un attimo solo che ripristiniamo subito in tempo reale, in real time, come dicono quelli che parlano proto bello.
Bentornati a chi è tornato, buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Allora, un po' di pazienza, configurazione, facciamo così. Allora. Siamo quasi. Allora, vediamo se adesso funziona. No. Vabbè, andiamo avanti nel frattempo. Lo so. Non ho ancora capito. What's up? Allora, vediamo un po' se riusciamo a togliere il fruscio. Dove sta? Ho cambiato. Ho cambiato sistema e quindi è per questo che mi state sentendo un po' strano. Vi chiedo un po' di pazienza, ragazzi. Vediamo se riusciamo a risolvere questo inconveniente tecnico in real time. Allora, vediamo un po'. Mi sentite? Mi sentite ancora? Datemi cenno. Mi sentite? Non so per quale motivo. Ma si sentiva il fruscio prima? Adesso mi sentite? Facciamo così. Adesso dovreste sentirmi meglio. Mi sentite? Andiamo avanti nel frattempo. Devo vedere un po' dopo. Andiamo avanti. Insurance call. Un po' di pazienza. Il fuscio è la ventola del gioco, dove c'è il mouse. Vedi? Il fruscio è appunto è normale. Stavo andando al manicomio pure io. È il gioco. Sono le ventole di raffreddamento, infatti ora ci sto facendo caso. Vediamo se lo ripristiniamo qua. Allora, andiamo avanti. Ok, allora chiudiamo qua. Dovremmo aver completato questo. Questo ci è andato proprio di lusso, ci è andato. Please.
vedete, si è ridotto il fruscio. Allora, quest'altro è zappa, te devo fare un bel PC, eh. Allora, replace PSU. Mamma mia. Qua questa qui c'è un'imbrisa. Allora, replace PSU, ok, però qua dobbiamo anche poi ricordiamoci dei cavi bianchi, altrimenti ci penalizza. Allora, white plastic, ecco qua, dobbiamo ricordarci di ripristinare il tutto. Allora, questo speriamo di farlo come si deve, il lavorozzo. L'immagine con me per caso sfarfalla o... Fatemi capire. Ok, quindi l'alimentatore, ma qua abbiamo 7 giorni di PC can do S, quindi potrebbe esserci anche un hard disk guasto. Hola, ecco qua, ora dovreste sentirmi molto molto meglio, credo. Andiamo avanti, allora, PSU. Can boot. Questo quanti hard disk c'ha? Vediamo se questo è guasto. Allora, install. Storage. Ok, questo l'hard disk funziona, questo qua. Quindi lo rimettiamo a posto. PSU il Cooler Master MVE, ok. Mi pare 550 watt, vediamo un po'. Eccolo qua, questo qua ci sta. Che dice? Replace SSD collect, perfetto, intanto l'abbiamo recuperato. Poi PSU, ok, sì, del best, ok, quindi questa c'ha qualche virus sicuramente, ok, quindi questo qua PSU, vediamo un po'. Ah, lo stesso di questo. E poi hard disk barracuda, ok, quindi un altro di questo. E barracuda da 50 dollarozzi, questo che sono. Arctic Freeze, ok, questi sono
gli accessori, l'hardware che possiamo acquistare. Ok, quindi questo dice PSU e CPU. Ok, visto che ci troviamo, PSU e CPU, ok. Fele de fix. Ok, quindi ci sarà qualche pezzo da acquistare sicuramente. Allora, qua che cosa dice? Vediamo un attimo la configurazione. 100. Cosa che costa 100? Potrebbe essere l'alimentatore. Vediamo un attimo. SIN 250. Vediamo se c'è. SIN 250, potrebbe essere questo? Totale. Vediamo un po' la scheda madre. Questa è una classica Mortoni H170. H170 Emtek. Mi dice che ce l'ho già nell'inventario, perché? Vediamo un attimo. Ah, rotto, ok. Vabbè, allora facciamo arrivare direttamente. Allora, questo direi di acquistarlo adesso. Così ci togliamo subito subito il pensiero. Allora, qui abbiamo detto che bisogna sostituire l'alimentatore. Fanno leggermente meno questi alimentatori, cioè nel senso per come le tengono. Allora, la griglietta. Poi vediamo un attimino di fare un bel PC. Più avanti farò una piccola sorpresa agli amici del canale. Amici, ma che stietti, eh? Quasi sicuramente ci sarà qualche virus in questo PC. No, per sicurezza ovviamente. I colleghi facciamo sempre tutta la situazione. Mi stavo scervellando pure, ho detto, ma com'è sto fruscio? In effetti sono le ventole dei computer Ozilla. Stavo andando pure io a manicomios. Mi ero scordato fra le altre cose che sto sciocchino qua. C'è tutta la situazione. Allora, per sicurezza facciamo una scansione con l'antivirus. Vediamo un attimino se c'è qualcosa che non va. Nel frattempo chiudiamo la sportellina e vediamo cosa che ne viene fuori. Ricordatevi sempre di ripristinare il cablaggio, perché
se non ripristinate allo stato precedente il PC, poi non avrete il massimo del punteggio, ovvero le 5 stellozze. Quindi ricordatevi sempre di tenere d'occhio tutto quello che voi avete smontato, soprattutto il cablaggio. Tutti così. A proposito, per gli amici, per voi che state guardando questo video, ricordatevi almeno un paio di volte all'anno, soprattutto nel periodo estivo, di pulire l'hardware dalla polvere, perché come ben sapete la polvere è nemica dell'elettronica, quindi non farete altro che accorciarne la vita nel caso in cui non fate la manutenzione. Quindi vi consiglio o con un compressore classico ad aria oppure un pennellino morbido di quelli per dipingere, cercando di rimuovere in maniera molto delicata la polvere dalla scheda madre. In alternativa, se usate le bombolette spray, fate attenzione a non avvicinare troppo lo spray, perché ovviamente potrebbe creare la condensa e quindi andrebbe poi a bruciarvi tutta la scheda, tutta la parte elettronica. Quindi fate attenzione. Ovviamente, se avete un PC piuttosto vecchio, poi utilizzate anche il pulitore per contatti elettrici, in modo tale da poter anche ridare anche a livello elettronico un po' di vita al vostro hardware, e quindi di conseguenza poi avrà vita molto molto più lunga. Detto questo, andiamo avanti. Ovviamente, per quelli che dicono sì, ma in casa mia non c'è la polvere, vi sbagliate, ragazzi. Ricordatevi che l'elettronica, le parti elettriche sono proprio la calamita per la polvere, quindi non fatevi illusioni. Poi, cosa importante, una volta ogni paio d'anni, quando proprio siete un pochettino più pigri, sostituite la pasta termica sia sulla CPU che sulla GPU. Ciò non farà altro che far scendere, calare le temperature del vostro sistema. Infatti, io penso che quest'estate anch'io, fra qualche mese, ridarò un'occhiatina, anche se io ogni tanto apro il PC e con il pennellino vado a sistemare un po' la situazione. E fai bene, Zappa, fai bene.
Soprattutto nella parte quando l'elettronica è più datata, è importante fargli anche la passata con un po' di spray per i contatti e poi con il pennellino, soprattutto nella parte posteriore. Infatti, i PC che ho assemblato e che hanno più di 5 anni li smonto completamente, proprio per ripulirli sia dalla polvere che i contatti sulla scheda madre. È importante farla sta manutenzione perché almeno così si allunga la vita delle parti elettroniche. E i pad termici sulla GPU, quella per fare che ci vuole molto più tempo, però la pasta termica su CPU e GPU è importantissima, importantissima. Cambiarla perché tende a seccarsi e poi ovviamente diciamo perde la sua efficacia. Poi ci sarebbe da fare il discorso sulla scuola di pensiero su come si mette la pasta sulla CPU e la GPU. Io per esempio consiglio di mettere sì il chicco sulla superficie. Ma poi con il dito, con un guanto in lattice oppure anche le schede telefoniche o vecchie carte elettroniche, di stenderlo per bene voi manualmente su tutta la superficie della CPU e non invece mettere il chicco e schiacciare. Almeno così siete sicuri di fare anche il lavoro decente, insomma, fatto per bene. Ribadisco il concetto, ci sono due scuole di pensiero, uno che mi dice metti la X, io personalmente vi consiglio di fare come ho detto prima. Siete sicuri di fare un lavoro pulito e preciso. C'è qualche virus. Aspettando che scenda anche il prezzo di PC Building Simulator 2 perché sinceramente vorrei prenderlo perché questa qui l'ho già terminato due volte. L'ho proprio finito e strafinito. Prezzo è ancora un pochettino altino, ma sto aspettando che scenda. Allora, 60, 110, ci siamo. Dovrei aver fatto un lavoro buono. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Perfetto. Questo sempre perché ho rimesso i cavi che c'erano prima. Quindi ricordatevi, prima di smontare il cablaggio, ricordatevi il colore dei cavi. Allora, ok, qua ci abbiamo fatto tutto. Top. Gigabyte, la 1030. Beh, ci la miseria. G4620, l'Intel Pentium, il base proprio per i PC. Proprio i requisiti minimi. Che fra le altre cose, devo essere sincero che questi Pentium di fascia bassina sono veramente molto ma molto più fluidi e più veloci rispetto alla prima serie di Intel Pentium, questi qui diciamo fascia bassa. Allora, replace PSU, replace CPU, ok.
Allora, vediamo un attimo di cosa abbiamo bisogno. Ok, ci abbiamo anche la rata. Allora, dove sta? Ecco qua. Allora, CPU e PSU. Willa, carissima. Eh sì. Anzi, in realtà prima di assemblare un PC ricordatevi di toccare la massa. Come dice il grande Marco Valleggi di MVVlog. Però potete anche toccare nella ciabattina quella con la presa asciugo, toccare le due alettine di metallo per scaricare un po' di elettricità statica. Buon pomeriggio a te. Vedete il gioco? Ok. È il fruscio della situazione qua. Va meglio così? Che qua sto facendo tutto al momento. C'è tanto. No, il fruscio è il gioco. Sono le ventole del gioco. Faccio vedere, anche prima ci siamo ingrippati. Vedete? Ci abbiamo le ventole accese qua. Infatti pure io all'inizio mi sono molto scervelletto. Poi dopo ho detto che sono le ventolozze. Allora, quindi 1200 e il Power King 400. Power King. Quindi 1200 e 400, ricordiamoci. Allora, 1200, questa è la CPU. Ecco qua, quad core. In real life sono molto 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 tentato di assemblare un PC con tutto AMD. Devo farmi un PC muletto e quindi ho pensato e sto pensando di passare ad AMD. Le puoi acquistare? Sì, ma infatti io l'ho fatto adesso e le sto prendendo al momento. Pure per. Tanto me le faccio arrivare subito. Sì, lo so, e questa qua l'ho già terminata diverse volte. Due volte. In live più. Diciamo più un'altra volta off camera. Allora, abbiamo detto 450 power supply 450. No, non è questo, 400. Ecco qua. Ok. Poi l'altro. Diagnosi FX. Shutdown, what have it to here? Ok, non lettera consideration. Allora, vediamo un attimo. Prendiamo un attimo quest'altro PC e vediamo che cosa c'ha. Sì, in effetti, esatto, sì, perché poi una volta raggiunto l'obiettivo, l'achievement, perché li ho sbloccati quasi tutti su Steam, poi resta, sì, poi riassembli i PC, li vendi, tutte queste cose qua. AMD mi sta stuzzicando l'appetito, ho visto diversi sistemi muletto e ho visto che sono fatti veramente bene. Infatti sto pensando, perché poi le CPU
AMD le fa anche molto molto più smart. Ovviamente per la dissipazione non è un problema, perché ovviamente un eventuale dissipatore aftermarket, quello lo si acquista tranquillamente. Ovviamente tutto acquistato in base a quelle che sono i vantaggi, non so, insomma, tutto per la dissipazione, e quindi non sempre lo stock va bene. Comunque, se sono un po' troppo perfezionista, allora Black ci sta. Ok, quindi eh sì, ultimamente sto rivalutando AMD. Sarò proprio sincero, perché chi è un po' più datato si ricorderà che una volta si dicevano che i processori AMD scaldavano parecchio. Stiamo parlando di quelli di vecchia generazione, quindi parliamo di dei primi processori. Però ultimamente sono ancora un po' altini i prezzi dell'hardware, tant'è che ancora tutto in sospeso, un piccolo progettino che in effetti poi il muletto mi servirebbe da postazione per lo streaming, quindi lo utilizzerei prettamente per sfruttare al meglio una sola configurazione per lo streaming, e l'altro ovviamente, e non solo, è che ovviamente diciamo che non mi serve un sistema particolarmente performante, però comunque torna sempre utile un muletto, soprattutto per le emergenze. Ma io infatti io non sul mio PC ho un impianto a liquido custom loop, e io vado a dissipare sia la CPU che la GPU. Però ovviamente con la GPU il discorso è che devi acquistare il dissipatore adatto e costicchia, per cui siccome ultimamente i dissipatori custom delle schede video sono ottimi, credo che sia l'ultima volta che sul mio PC metterò una scheda video con il dissipatore a liquido, che poi è un macello. Ah, la M2 sarebbero gli hard disk quelli. Ma ti faccio vedere. Gli M2 sono i dischi. Sono i dischi, sono questi qua. Allora, storage. Spero di averla già sbloccato. M. No, non l'ho sbloccata ancora. Qua, no. Comunque sono i dischi sottili che si innestano direttamente sulla scheda madre. Io ne ho uno su questo PC, però non mi soddisfa come l'SSD. Non so se cos'è, però mi sembra un po' lentino. Poi sarà un'impressione.
Allora, questo l'abbiamo smontato completamente. Ah, qua potrebbe essere anche il case che non va, eh. Perché è capitato in altre occasioni che mi dava sempre il problema. E alla fine, sostituendo il case, ho risolto di qua. Allora, vediamo un attimo quello che ci abbiamo a disposizione. Allora, CPU, motherboard, questo va bene. Le memorie a posto, questo a posto, power supply, e mo qual era? Mi sono scordato. Il 550, vabbè, sì. Broken, allora era l'alimentatore. L'alimentatore, vai. Allora, là che cosa dovevamo prendere? Ah, abbiamo già messo in lista, ok, quindi 5,50. Si scalda a causa del calore della scheda. Esatto, sì. Bisognerebbe metterci un dissipatore solo per quel disco là, che si vendono, eh. O in alternativa trovare. Se c'è l'opportunità di montare una ventola laterale che permetta di soffiare l'aria per l'airflow, ragazzi, ci vuole. Bisogna progettare l'airflow quando si assembla il PC. Infatti, a chi ho detto, faccio tutta una serie di test prima di quelle poche volte che ho fatto, ho assemblato macchine anche di un certo costo. Sono abituato a fare questo tipo di cose, insomma, l'airflow lo curo. Perché se l'airflow, il flusso d'aria non è proprio il massimo, ovviamente si inchioda tutto. Quindi, per chi vuole un consiglio da parte mia, quando assemblate un PC prendete 4-5 fili di cotone lunghi, legateli e fate la prova per vedere il flusso dell'aria se è buono. Il mio consiglio è di mettere una ventola frontale, 1, 2, 3, 5, 10 frontale e una che espelle l'aria dietro, una possibilmente più piccolina di lato se il vostro case lo supporta, soltanto per andare a raffreddare un po' l'elettronica della scheda madre. Almeno così, insomma, terrete una temperatura decente. Poi ci sarebbe il discorso delle ventole RGB, non RGB. Ci sono tutta una serie di parametri da sapere per creare un flusso d'aria corretto. Su queste cose io sono molto 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 pignolo. Quindi vi dicevo, con fili di cotone belli lunghi cercate di vedere se il flusso d'aria sia in entrata ma anche in uscita, se è sufficiente, e poi ovviamente se, insomma, il tutto poi è stabile. Allora, questi quasi quasi li vedo, altrimenti. Aspetta, no? Ah, forse questo appartiene a qualche altra cosa, no? Boh. Allora, broken, facciamo così, broken. Ah, questo è quello che devo sostituire di là. Questo qua usatelo, lo lascio solo per fare i test quando mi arrivano il PC, per verificare se è un problema di alimentazione, se è la scheda madre che non va. Se
E quindi lo consiglio anche a voi. Allora, CPU. Questo qua mette la pasta termica. Ci mette il pallino là. Ci mette la polpettina. CPU cooling. Che non è la parolasce. Ovviamente nessun riferimento a come si mette realmente la RAM. Sul PC. L'estate è il momento in cui bisogna, anzi la primavera pure, è il momento in cui fare veramente un po' di pulizia nel PC, ma anche 2 barra anche 3-4 volte l'anno, che alla fine non farete altro che allungare, come ho detto prima, allungare la vita dei vostri componenti. Chiudi. Ok, questo è modulare, questo semi modulare. Ok, allora la penna l'abbiamo messa, ma iniziamo a mettere i cavetti qua e vediamo che ne viene fuori. Spero di essermi ricordato di quale cavo c'era. Guarda che rivista dove ci andiamo a rivedere un'altra volta all'ordine di lavoro, perché ho la vaga impressione che mi sono scordato qualche cosa. Speriamo di no. Questa è la GeForce 960. Wow, grande scheda grafica che a me ha fatto una bella cosa. The banana of my life. Ok, vediamo se si accende nel frattempo. Ripristiniamo qua. Facciamo un'altra scansione. Facciamo una scansione nel dubbio, che tante volte non lo chiedono, ma se trovate un virus ovviamente vi danno qualche punteggio in più. E fra le altre cose, la cosa bella di questo gioco, che adesso vi farò notare, è che l'orario del PC del gioco è lo stesso orario del mio PC. In effetti sono le 17:08. Quindi questa è un'altra cosa molto realistica di PC building. È proprio questa. Allora, qua scheda grafica, ok, 16 giga di RAM. Allora, lo vediamo subito subito quell'altro là. Allora, can boot, replace PSU, ok. E poi ci esce anche il risultato del benchmark del sistema.
can boot. Potrebbe essere anche un hard disk rotto, eh? Ma noi ce l'abbiamo. Mortoni, mortoni qua. Allora, questo fammi prendere il nero, il black. Ecco qua. Meno così, quando dobbiamo sostituire i cavi ci abbiamo. Abbiamo preso quelli corretti. Ovviamente non andate in panico se non si accende il PC, perché vuol dire che potrebbe anche darsi che vi siete dimenticati di collegare il cavo al pulsante dell'accensione, che quindi no panic, tutto a posto. Allora, installiamo l'hard disk qua. Oh no, che ha combinato? Ah, meno male, scusate del termine. Dette che stiamo facendo la debita, per esempio qua gli mettere una ventola frontale e una posteriore qua per far sì che il flusso d'aria, almeno una dietro per tirare l'aria fuori, perché messa così non è proprio il massimo. Allora, 1200, questo ci sta. Chiavetta. Poi man mano che si va avanti aumenta anche la difficoltà e iniziano a venire fuori anche richieste di assemblaggio macchine piuttosto complesse. E là viene il bello. No. Prima questo. Opla, ok, allora il cavo lo abbiamo. Questo è modulare. Questa alimentatura si mette sempre alla fine la presa elettrica. Non fatelo a casa. Questo è modulare. Quell'altro era semi-modulare. Zapation, zapation. Sto concentrato come se stessi veramente lavorando su una macchina qua, su un PC. Infatti ragazzi, quando ho un PC aperto è come se avessi. È come se mi sentissi, fra virgolette, il chirurgo che sta operando il paziente. Non vede l'ora di richiudere. Questo è anche nella vita reale, è così. Vi assicuro che sono molto molto pignolo da questo punto di vista. Ok, dai, abbiamo. Il grosso l'abbiamo fatto qua. Vediamo a che punto siamo qua. Facciamoci una scansione giusto per essere sicuri che non ci siano i virus.
questo è tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Spero lo stesso di te. Andiamo tutti a giocare a golf. Shutdown. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo a posto. Ah, questo è l'ultimo. Allora, vediamo un attimo qua se questi li possiamo andare a casa. Sì, ok. Li portiamo, li spediamoli a mittente. Vediamo un po'. Oh, che sia soddisfazione. L'altro era... Vediamo un po'. Perfetto. Queste sono tutte cose che ovviamente le ho imparate sul campo. Questo poi, la parte restante, quest'altra qua poi, lasciamo al prossimo episodio. Allora, GTX 980. Bella scheda grafica. Gran bella tese tempi. Poi Dark Silver, ok. Dark Silver 980. Giga, però qual era la frequenza? 2,4, ok. 8 giga, 2 a 4. Upgrade, upgrade, ok. Plastic white, questo chiede i cavetti bianchi di plastica. Quindi questo c'ha una 980. Vuole spendere in totale 1000, oggi fa 1080. Mille, ok, mille. Quindi vediamo un po'. Se volessi prendere la più potente, anzi la più costosa, qual è? 980 Ti. Allora, questa è 980, ok, XL 1753, 1770, 1753, 1774, ok. Allora, vediamo un po'. 250, le frequenze, eccola qua, vai, questa ci vuole. Questo 16 giga lo facciamo arrivare next day, vai, allora lasciamo passare il giorno. Ah, è gennaio, 29 gennaio del 2018. Voilà, abbiamo preso tutto quello che ci serve. Dobbiamo sperare solo di aver fatto la scelta giusta, eh? Allora, questa, la scheda grafica ovviamente la riutilizzeremo più avanti, perché ci servirà per fare i nostri assemblaggi usati, e quindi andremo a recuperare qualcosina dalle parti funzionanti. RAM, questo ovviamente le fa mettere ad capoccia, io diciamo che lo metto in un certo modo. Allora, plastic, come diceva, plastic white, ok, plastic white, plastic white, quindi white plastic, plastic white dovrebbe essere questo, giusto?
Sì, sono gli stessi. Boh, quasi quasi, facciamo così, pure se la devo togliere. E lo voglio rimettere da capo il cavo, perché nel dubbio. Allora, che cosa... beh, giusto monte. Dobbiamo ricollegare il tutto. No, questo dopo. Questo è il cavo video. Abbiamo messo tutto? Sì, ok. Alluma, alluma. Allora, PC. Mettiamo la parte frontale, facciamo un'altra scansione per vedere se ci sono dei virus e poi ci salutiamo e ci congediamo. Allora, vediamo un po'. Ricordatevi ovviamente di fare sempre la scansione dell'antivirus, anche se non ve lo chiede, perché può capitare che c'è e non vi dà, danno il massimo sulla recensione. E più aumenta la recensione, più ovviamente ci sono tutta una serie di benefici, diciamo così. Che ha fatto? Ah, io ho messo shop, ho messo. Allora, facciamo no perché devo rimuovere l'applicazione. Questa qua, ecco qua, mo possiamo riavviare. F2, vediamo un po' il BIOS o BIOS. C'è andata, direi, Deluxe. Allora, ragazzuoli, approfitto ancora una volta per ringraziarvi tutti quanti voi che mi siete passati a salutare. Ringrazio il nostro mister La Zappa Storta, ringrazio il nostro Morino, ringrazio inoltre la nostra Ishi per essere passata a salutarmi. Vediamo un po' che altro è passato. Ah, ringrazio Gaspari Talebano77, Gaspari che è passato a salutarmi, chi altro è passato? Grazie ancora a Moreno per il ride, grazie a tutti quanti voi. Naturalmente, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate un link per acquistare questi altri giochi scontati. Trovate il link per acquistare il vero cibo biologico italiano. Mi raccomando. Mi raccomando, visitate il sito ed acquistate con fiducia il vero cibo biologico italiano. Vi ricordo che l'azienda agricola è situata alle pendici del Monte Cucco, nella meravigliosa penisola italiana, ovviamente nella meravigliosa regione Umbria. Allora, io direi di ringraziarvi ancora una volta. Grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono, aiuto, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.